forse anche dato dal fatto che oggi chi fa politica in un qualche modo ha rinunciato a formare giovani e comunque a riflettere sulla congiunzione tra alcune parole e alcuni valori che reputiamo comunque in questo momento particolarmente importanti. Niente, lascio la parola a Marco Travaglio. Bene, buonasera. Non ho mai parlato a una postazione così alta. Spero di non cadere. Ma in fondo anche il tema è molto alto, etica e politica, anche se sembra un ossimoro, no? Nel senso che spesso ci capita di vedere dell'etica laddove non c'è la politica e di vedere della politica laddove non c'è l'etica. Sembrano due cose assolutamente incompatibili. Forse lo sono in questo momento, forse si è deciso che è giusto che sia così, ma non è sempre stato così. Per fortuna, io vorrei ricordare che anche in Italia abbiamo avuto dei politici al cui proposito la parola etica non era affatto stonata. Se uno va a studiarsi alcuni casi di politici che hanno fatto l'Unità d'Italia o alcuni casi di politici che hanno preso in mano il paese durante e dopo la Resistenza, inutile che facciamo dei nomi, ma insomma da De Gasperi a Einaudi, a Pertini, a quanti altri ve ne ricordate voi, che sicuramente sono molti, sapete che insomma si può fare politica rispettando l'etica e vivendo l'etica. Da un certo punto in poi ci è stato insegnato che invece l'etica era diventata un lusso che non ci si poteva permettere, no? Si è utilizzato Machiavelli in forma abusiva, facendogli dire quello che lui non aveva mai detto, per stabilire che in fondo chi fa politica non deve occuparsi dell'etica, anzi se si occupa di etica è un cretino e prima o poi perde il posto. Nel 92 noi abbiamo toccato con mano quanto una politica distante dall'etica sia poco conveniente per i cittadini e per lo Stato, perché quando i politici rubano, oltre a essere poco etici, sono anche molto poco convenienti per i cittadini, visto che i cittadini sono i derubati, naturalmente. E infatti nel 92 ci fu una ribellione dei cittadini derubati, non tanto per motivi etici, ma proprio per motivi di bieca convenienza. Insomma, capivamo che farci derubare con il sorriso sulle labbra non era proprio una gran cosa, ecco. Da allora ci hanno tentato e in parte sono riusciti a convincerci che quella rabbia e quell'indignazione era una cosa negativa, insomma, che ci si deve vergognare di avere tirato delle monetine false, ovviamente, se no raccoglieva pure quelle a Craxi, per dire. Cioè ci hanno fatto vergognare di una cosa assolutamente normale, assolutamente direi anche positiva, e cioè di esserci messi a protestare, di avere preso in mano noi le redini del nostro futuro per chiedere una politica pulita. In questi anni personaggi come Giuliano Ferrara hanno svolto un ruolo fondamentale nel convincere la gente che è giusto che i politici rubino e che la gente si lasci derubare, ringraziandoli anche perché rubano. E quindi insomma, la parola d'ordine è diventata porco e bello. Io ricordo una vignetta di Altan che diceva appunto porco e bello, e questo è lo slogan di Giuliano Ferrara, proprio viva la merda. Ecco, questo è la sua funzione, è quella di nobilitare la merda. E devo dire che ci è riuscito abbastanza. Sono persone che quando lui dice viva la merda dicono, però è osservazione interessante, no? Molto intelligente Ferrara. Viva la merda, chi l'avrebbe mai detto, no? Che concetto originale. È servito proprio per convincere la gente che insomma, la politica è una cosa sporca, che chi fa politica si deve sporcare. Ciao. Chi sei? Sei di una TV? Ok.
E qui no, perché un po'. E stai, per carità. E quindi oggi ci ritroviamo di nuovo a parlare di etica e di politica un po' meno a proposito rispetto a quanto facevamo nel 92, perché oggi si parla di etica e di politica perché la politica spreca troppi soldi, perché ci sono le auto blu, perché ci sono i privilegi dei parlamentari, perché c'è troppa gente che vive di politica e basta, perché costa troppo e rende poco. Se rendesse molto non si parlerebbe tanto dei costi della politica, si parla dei costi della politica perché la politica rende poco. E uno dice, ma che ci stanno a fare 400.000 persone stipendiate da noi per fare delle cose che poi non fanno? Se le facessero passeremmo sopra ovviamente a quanto ci costano. Ma il dibattito che è partito dalla pubblicazione di un libro di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, La Casta, si è immediatamente dirottato su fronti così un po' qualunquistici. Quello è un libro pieno di nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, cifre, dati, e invece è diventato, insomma, così, è stato subito cavalcato come una roba dove sono tutti dentro, dove... che è molto comodo, devo dire, il fatto che il Corriere della Sera e altri giornali cavalchino in quel modo lì questo tema che è molto serio. Secondo me è un modo molto comodo per guadagnare copie senza dar fastidio sostanzialmente a nessuno, perché poi se non si fanno i nomi e i cognomi, quando si passa alla valutazione delle ricette e delle terapie, ciascuno dice sì, bisognerebbe tagliare. Naturalmente ciascuno vorrebbe tagliare il vicino, l'importante è che non si tocchi il suo diorticello. Mentre invece io penso che il compito dell'informazione sia quello di fare i nomi e i cognomi e di dire quello va bene, quello non va bene, quello ha fatto così ma quell'altro no, quello va premiato, quello va punito, e questo non lo vedo nell'informazione. L'etica e la politica spesso vengono mescolate con altri piani, per esempio con il piano della giustizia penale. Quante volte noi sentiamo dire a qualcuno accusato di avere commesso delle scorrettezze, dice è penalmente irrilevante. Se voi leggete ancora in questi giorni, sapete, c'è questa attesa spasmodica della pubblicazione delle telefonate intercettate fra alcuni furbetti del quartierino e alcuni politici, D'Alema, La Torre, Fassino, alcuni esponenti di Forza Italia e alcuni esponenti della Lega che parlavano con Giovanni Consorte, con Giampiero Fiorani, con Stefano Ricucci, eccetera. C'è questa attesa e i politici coinvolti in queste telefonate dicono tanto non c'è nulla di penalmente rilevante, quindi è inutile saperlo quello che c'è scritto, anzi sarebbe grave se si venisse a sapere, perché non c'è nulla di penalmente rilevante. Intanto, se c'è qualcosa di penalmente rilevante o meno lo stabiliscono i magistrati e non i politici intercettati, ovviamente. Non possono fare anche i giudici, già fanno un sacco di cose che non dovrebbero fare, ma i giudici ancora non possono farlo. Ma soprattutto non c'è soltanto il penalmente rilevante per un politico. Ci sono un sacco di comportamenti penalmente irrilevanti che sono un'indecenza, anche se non costituiscono reato. So, anche perché molto spesso i reati poi loro li depenalizzano. Ma non basta depenalizzare un reato per dire che è una bella cosa. Falsificare i bilanci è una pessima cosa, anche se è lecito, da quando Berlusconi ha stabilito che è lecito, perché aveva alcuni processi per falso in bilancio. Non è che solo perché non è più reato allora va bene. Non è più reato e quindi non vai più in galera, ma va male. Va male sul piano etico, ma prima ancora che sul piano etico va male sul piano del libero mercato e della concorrenza sul mercato dell'economia. Quindi non siamo ancora nell'etica, siamo in un ambito totalmente estraneo all'etica, semmai siamo nell'etica degli affari. Gli affari non sono una cosa sporca, gli affari sono affari, l'importante è che si rispettino alcune regole che il mondo degli affari si è dato. Non c'entra l'etica,
nel mondo degli affari si stabilisce che al tavolo non si bara, perché? Mica perché sta male barare, ma perché se si sa che su un tavolo si bara non viene più nessuno a giocare su quel tavolo. Se si viene a sapere che c'è il casinò di Sanremo che ha la roulette truccata, andranno tutti al casinò di Saint-Vincent, ovviamente. Se si scopre che tutte le roulette in Italia sono truccate, vanno al casinò della Costa Azzurra, per dire. Quindi non c'entra l'etica, c'entra semplicemente il fatto che se uno va a giocare, come minimo deve sapere che non si può barare, altrimenti non va a giocare con dei possibili bari. Questa è la ragione per cui in Italia non viene mai nessuno ad investire, perché da quando è stato depenalizzato il falso in bilancio ci sono degli affaristi americani, tedeschi, inglesi, non sono mica dei missionari, sono degli affaristi che però quando vogliono fare un affare vogliono competere con i loro pari, sapendo che si parte tutti alla pari e che poi vince il migliore. Vincerà il più pesce cane, ma almeno si devono rispettare le regole, non c'è l'asso nella manica, non c'è la roulette truccata. Questo riguarda le regole del mercato dell'economia che i protagonisti del mercato dell'economia si sono dati, non c'entra molto con l'etica. Quindi ci sono dei comportamenti che non sono reato, ma sono un'indecenza, per esempio dal punto di vista del libero mercato, oppure, lo so, farsi raccomandare per vincere, per passare un esame, non è reato. Una volta poteva essere un abuso d'ufficio, poi fu depenalizzato l'abuso d'ufficio non patrimoniale, per cui adesso se non c'è uno scambio di denaro o di valuta corrispondente o di favori corrispondenti, il semplice favoritismo non è più un reato, la raccomandazione non è più reato, però è un'indecenza. È anche immorale, se volete, ma è proprio un'indecenza proprio dal punto di vista della libera concorrenza dei cittadini che vogliono aspirare a vincere un concorso, per esempio, e quando si presentano ai concorsi già sanno che ci sono alcuni soggetti che partono qualche metro avanti ai blocchi di partenza, eppure non è reato. Sono moltissimi comportamenti che non sono reato e sono un'indecenza, e ci sono moltissimi comportamenti che sono reato e non sono un'indecenza. Per esempio, se uno muore di fame e non sa più come sfamare i suoi figli e va al supermercato e ruba un po' di frutta e un po' di verdura, è un reato naturalmente, è giusto che chi ruba frutta e verdura al supermercato venga arrestato e condannato. È immorale? No, assolutamente no, non è immorale. Falsificare un bilancio per 100 miliardi non è più un reato, ma è profondamente immorale, profondamente lesivo delle regole dell'economia e della finanza. Quindi noi siamo spesso incorriamo in questa confusione fra il penale e il morale, che sono due cose completamente diverse. Di solito i reati sono anche comportamenti immorali, ma non sempre. E molto spesso ci sono dei comportamenti che non sono reato, che sono profondamente immorali, forse più immorali ancora di alcuni comportamenti che invece sono anche reato. In Italia è reato timbrare due volte lo stesso biglietto della metropolitana cancellando la prima timbratura, è reato. Si fanno le indagini preliminari, l'udienza preliminare, tre gradi di giudizio, le sentenze con motivazione, il contraddittorio fra le parti, alla fine se vieni condannato paghi un euro di multa più la mora, no? Il processo è costato alcuni milioni di vecchie lire allo Stato e alla fine lo Stato ti condanna a pochi euro di multa che tra l'altro poi non è in grado nemmeno di incassare. È immorale timbrare due volte il coso della metropolitana, sì, è un'inezia rispetto a quello che avviene, mentre ci sono comportamenti che non sono... È immorale masterizzare un CD, copiarsi un CD oppure scaricare da internet qualcosa? No, è reato, si rischia fino a 4 anni di galera. Io non mi sentirei di dire che è immorale, è un reato. Ci sono delle convenzioni che ci siamo date, si può benissimo dire non sono d'accordo che sia un reato, mi batto perché venga cancellato. È immorale pubblicare atti coperti dal segreto istruttorio? Secondo me assolutamente non è immorale, anzi è il mio dovere di giornalista quello di scoprire cose segrete e pubblicarle prima degli altri, sincerandomi che siano vere naturalmente e sincerandomi che interessino alla gente.
Però è reato. Se mi beccano non è che mi metto a protestare perché c'è il complotto, se mi beccano lo so che è reato, pagherò la multa, finirò in galera, quello che volete voi, verrò condannato, ma so che non ho commesso un comportamento immorale, anche se è un reato. Mentre ci sono comportamenti che non lo sono e che sono molto più immorali. No, invece siamo arrivati alla conclusione che è sufficiente non entrare nel penale e poi si può fare tutto, no? È la lezione che ci danno i politici questa, è irrilevante penalmente. Guardate che la linea difensiva dei politici presi a commettere reati ha influito molto sulla sensibilità etica del paese negli ultimi 15 anni, perché all'inizio ne facevano, cioè già negli anni 70 ne facevano di tutti i colori. Io ricordo la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, non c'è sempre stata, cioè i partiti non hanno avuto sempre il finanziamento pubblico, non abbiamo mantenuto sempre noi i partiti. Fino al 73 non c'era la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, quindi o raccoglievano versamenti volontari da parte dei loro attivisti, dei loro iscritti, dei loro simpatizzanti, oppure non potevano attingere alle casse dello Stato, se non che questi versamenti molto spesso non erano gratis, erano di fatto tangenti mascherate. Nel 73 a Genova tre pretori scoprirono che i petrolieri italiani ottenevano leggi fiscali di favore, cioè sgravi fiscali, basta abbassare il livello delle tasse di uno zero virgola a un petroliere per fargli risparmiare uno sproposito di soldi, quindi ritoccavano verso il basso la pressione fiscale nei confronti dei petrolieri e in cambio i petrolieri finanziavano i partiti che facevano quelle leggi. Quindi praticamente si scoprì che il Parlamento era libro paga dei petrolieri, le leggi erano a pagamento. Anzi, c'era proprio un rapporto diretto fra quanto i petrolieri risparmiavano con gli sgravi fiscali e quanto versavano nelle casse dei partiti. Dice, tu quest'anno mi fai risparmiare tot, bene, il 10% va a te. Questo era lo scandalo dei petroli del 73. Fu uno scandalo enorme, fu un po' la prima Tangentopoli. Anche per i nomi che vennero fuori, fu trovato proprio un elenco di politici che venivano pagati, erano dei cognomi, dei nomi in codice, però molto facili da individuare. Il primo era Andersen, indovinate chi era, no? Per dire, era Andreotti naturalmente. Lo scandalo fu tale che i partiti, dato che c'era una sensibilità molto forte in Italia in quel periodo, questo è importante, perché di solito i politici fanno ciò che gli permettono di fare i cittadini, se i cittadini allentano l'attenzione i politici si permettono di fare quasi tutto, se invece sentono intorno a sé un clima che non sopporta certe cose si frenano un po'. Per recuperare credibilità dopo quello scandalo, nel 1974 il Parlamento varò la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che è una legge molto, direi, perfetta. Continuano a dire una legge ipocrita, una legge che non basta, ma una legge perfetta. Diceva, noi d'ora in poi non rubiamo più, in cambio prendiamo un tot all'anno, visto che la politica costa, e poi consentiamo a chiunque di versare quello che vuole ai partiti, purché lo dichiari e purché i partiti lo dichiarino, perché l'imprenditore deve dichiarare quanto versa ai partiti, perché altrimenti vuol dire che ha i fondi neri. Uno quando fa il bilancio deve giustificare le uscite e le entrate, se c'è un'uscita che non viene registrata a bilancio o ha i fondi neri o se no dove l'hai presi i soldi. Non si può prendere dei soldi dalle casse di una società e dirottarli a un tizio senza metterli a bilancio, si chiama appropriazione indebita, è un reato gravissimo, poi c'è il falso in bilancio per coprirla e poi c'è l'evasione fiscale perché su quel nero non si pagano le tasse, quindi non si può, bisogna dichiararlo a bilancio. Nello stesso modo il partito deve dichiarare da chi prende i soldi, non può dire
ho ricevuto tot durante l'anno, ma non vi dico da chi. Fu stabilito che bisogna dire da chi si prendono i soldi, perché, perché gli elettori devono sapere chi finanzia il loro partito. Se io sono un ambientalista e voglio votare per un partito ambientalista e poi scopro che quel partito prende soldi da chi inquina le falde acquifere o l'atmosfera con le sue emissioni velenose, io sono libero di dire: benissimo, tu sei libero di prendere i soldi dall'inquinatore, io sono libero di votare per un altro partito. Oppure io contesto la politica che fa una certa banca perché aiuta certi commercianti di armi, per esempio. La banca fa benissimo aiutare i commercianti di armi, io non voto il partito che viene finanziato dalla banca che aiuta i commercianti di armi, per dire. Io sono un sindacalista che difende i diritti dei lavoratori, scopro che un'azienda che viola pesantemente i diritti dei lavoratori finanzia quel partito, io quel partito non lo voto, quindi io ho il diritto di sapere come vengono finanziati i partiti. Questa era la legge, non poneva alcun limite se non quello di dichiarare quello che si prendeva. L'altro limite era che le aziende pubbliche non possono finanziare i partiti, perché ovviamente quello è denaro pubblico. Stiamo parlando quindi della possibilità di finanziarsi con contributi da privati cittadini o da aziende private, sia per i partiti sia per i singoli candidati. Quella legge è stata violata fin dal momento in cui è stata approvata, cioè mentre l'approvavano già la violavano, nel senso che è difficile trovare un imprenditore che con spirito missionario finanzia un partito così perché gli piace il programma di quel partito o perché gli è simpatico il leader. Di solito finanziano i partiti perché si aspettano in cambio dei favori, oppure perché devono ricompensare dei favori che hanno ricevuto. Questo però non è più un finanziamento ai partiti, questa si chiama corruzione. Quando c'è il do ut des è corruzione, quindi non si può dire: ah, ma io l'ho registrato a bilancio. L'anno scorso la Procura di Bari ha chiesto l'arresto dell'onorevole Fitto, che era stato governatore della Puglia fino all'anno prima, Forza Italia, perché ha preso 500.000 euro, sì, 500.000 euro nella campagna elettorale per le regionali che ha perso contro Nichi Vendola, dalla famiglia Angelucci. Famiglia Angelucci aveva avuto dalla regione presieduta da Fitto la convenzione per 21 cliniche della famiglia Angelucci, e la famiglia Angelucci poi gli ha dato 500.000 euro. E Fitto si è difeso dicendo: ah, ma io li ho registrati nei bilanci. Sì, ma se li hai presi in cambio delle concessioni puoi registrare tutto quello che vuoi, ma non è che si può mettere la corruzione nei bilanci, cioè le tangenti sono tangenti, anche se le metti a bilancio sono reato lo stesso. Tu i soldi devi prendere senza contropartite, se prendi i soldi in cambio di contropartite illecite si chiama corruzione, e anche se li prendi in cambio di contropartite lecite si chiama corruzione. Una è corruzione propria, l'altra è corruzione impropria, ma sempre corruzione è. Dato che di solito le aziende i soldi ai partiti non li danno a UFO, ma li danno per una convenienza, molto spesso non amano nemmeno dichiararlo che danno questi soldi. Anche perché se risulta che io, Marco Travaglio, ho dato 500.000 euro a Forza Italia, giustamente AN dirà: ma perché a Forza Italia glieli dai e a me no? E poi arriveranno i DS e diranno: e perché a loro glieli dai e noi che cosa siamo? E quindi ovviamente te li chiedono tutti, quindi o perché ti aspetti dei favori, o perché devi ricompensare dei favori, oppure perché non vuoi far sapere quello che stai facendo, di solito i soldi le aziende li danno in nero, e i partiti, dato che non vogliono che si sappia che prendono i soldi da gente che poi magari viene beneficata da loro con qualche atto o lecito o illecito, a loro volta non dichiarano. E questa è Tangentopoli, cioè il fatto che ogni appalto di fatto veniva assegnato in cambio di tangenti, e dato che poi nell'ambiente si veniva a sapere che le tangenti andavano a Tizio Caio, alla fine le tangenti le prendevano tutti. C'era nel sistema milanese, che era il più perfetto,
prendevano tutti i soldi, sia la maggioranza sia l'opposizione, li pigliavano i comunisti, li pigliavano i socialisti, li pigliavano i democristiani, li pigliavano i liberali, i socialdemocratici, i repubblicani e a volte anche i missini. E uno dice, vabbè, ma mica governavano tutti insieme. C'è anche chi prende i soldi per far finta di fare opposizione e poi non farla, per esempio. Era quello che accadeva. Quando la spartizione non soddisfaceva qualche partito di opposizione, i partiti di opposizione in consiglio comunale si mettevano di traverso e cominciavano a bloccare tutto. E poi gli si dava un tot in sovrappiù e tutto si sbloccava felicemente. Avevano inventato addirittura il sistema del cassiere unico, per cui era inutile che ogni cassiere di ogni partito andasse dagli imprenditori a prendere i soldi. Gli imprenditori facevano cartello, vincevano l'appalto, poi facevano la colletta fra tutti gli imprenditori del cartello, raggiunta la somma dovuta al sistema dei partiti, arrivava un emissario del sistema dei partiti, una volta era il comunista, una volta era il socialista, una volta era il democristiano, una volta era il repubblicano, che prendeva tutto e poi andava a spartire con gli altri. Naturalmente alcuni stavano in maggioranza, altri stavano all'opposizione, infatti nei consigli comunali facevano finta di litigare, no? Poi però nella spartizione ciascuno intascava la sua fetta e se veniva rispettato la quota parte di ogni partito non c'erano ostacoli e l'appalto andava in porto. Il sistema era diventato talmente scientifico che era praticamente impossibile trovare un appalto senza tangenti. Questo perché? Perché in un sistema fondato sulla corruzione, se qualcuno sgarra dalla regola della corruzione, crea un pericoloso precedente. Anche altri pretenderanno di vincere un appalto in maniera regolare. Quindi è meglio che nessun appalto sia regolare, affinché nessuno si faccia saltare dei grilli in testa. Un caso molto interessante per capire che qual è la differenza fra un po' di corruzione e il sistema della corruzione, dove appunto l'eccezione diventa la regola e la regola diventa eccezione, è il caso che riguarda Claudio Martelli. Sembra incredibile vederlo così bello, così levigato ancora oggi, che fa il conduttore televisivo naturalmente per Mediaset, ma Claudio Martelli un giorno negli anni 80, non ricordo se sposa o si fidanza con una ragazza che si chiama di cognome Pedol. Pedol, questa ragazza era la figlia di un imprenditore alimentare titolare del marchio del tonno Nostromo. Questo Pedol produceva il tonno Nostromo e da anni nelle mense scolastiche milanesi il tonno era il tonno Nostromo, quindi vinceva ogni anno l'appalto nelle mense scolastiche milanesi da ben prima che sua figlia si fidanzasse con Martelli. Quando Martelli si fidanza con la figlia del tonno, praticamente Martelli si viene a sapere che il suocero da anni vince l'appalto nelle mense milanesi, allora va a informarsi dall'assessore competente, che è l'assessore all'economato, che si chiama Falconieri, che non solo è socialista come Martelli, ma è anche membro della stessa corrente di Martelli. E gli chiede com'è questo appalto e l'altro dice ma è un appalto regolare da diversi anni, il tonno è il migliore ed è il più a buon mercato, quindi prendiamo quello. E qualche giorno dopo Martelli si presenta con una tangente e l'altro gli dice ma figuriamoci Claudio, scusa, gli davamo l'appalto regolarmente senza mazzette prima che tu ti imparentassi con la figlia del tonno, adesso a maggior ragione, no? Che bisogno c'è di pagare? Martelli gli mette i soldi in mano e gli dice non si discute, è così. Se si fosse venuto a sapere in giro che la ditta della fidanzata di Martelli vinceva gli appalti regolari mentre in tutta Milano gli altri dovevano pagare le mazzette, qualcun altro avrebbe detto scusate ma io che sono l'ultimo scemo che pago le tangenti mentre che devo fare fidanzarmi anch'io con Martelli, e il sistema sarebbe saltato. Quindi Martelli, appena scoperto la falla nel sistema di Tangentopoli, l'ha subito tamponata con una bella mazzetta, in modo che così tutto era assolutamente corrotto e non c'erano sacche di resistenza di legalità che avrebbero potuto creare pericolosi precedenti. Naturalmente questo che cosa vuol dire? Che pagavano tutti? No,
c'erano quelli che non pagavano e non vincevano gli appalti, e non vincendo gli appalti fallivano. Ci sono due casi di due imprenditori che in Brianza, tra l'altro quelle imprese familiari ereditate dai padri, dai nonni, no? Gente educata a una certa etica del lavoro, un po' protestante, no? Più che cattolica, e, che si ostinavano a non pagare le mazzette, per cui mentre il sistema diventava quello che vi ho descritto, loro continuavano dicendo: noi siamo i migliori, noi vinciamo perché le nostre offerte sono le più convenienti e sono le migliori, e alla fine non funzionava più così e quindi venivano regolarmente emarginati dal mercato degli appalti. Questi due imprenditori sono finiti tutti e due suicidi, nel senso che hanno dovuto fallire, chiudere l'azienda che avevano ereditato, licenziare uno per uno i loro dipendenti e spiegare ai loro dipendenti che avevano la sfortuna di lavorare per l'imprenditore più coglione del mondo, cioè quello che si era fatto l'idea che il mercato fosse una cosa seria, che la legalità fosse una cosa seria, che il codice penale fosse una cosa seria, e loro rispettavano le regole, e per aver rispettato le regole erano costretti a licenziare, mentre se le avessero violate l'azienda sarebbe andata benissimo e avrebbero mantenuto tutti il loro posto di lavoro. Quindi immagino che sia stato un momento piuttosto toccante questo del confronto finale con i lavoratori, e poi un attimo dopo si sono sparati. È difficile che qualcuno si ricordi di costoro quando si fanno i dibattiti su Tangentopoli, perché voi se seguite Porta a Porta o robaccia del genere vi rendete conto che quando si parla di Tangentopoli e si arriva al capitolo vittime di Tangentopoli, le vittime di Tangentopoli sono i ladri. Cioè le vittime di Tangentopoli sono Craxi e Moroni, per esempio, o Gabriele Cagliari, no? Quelle sarebbero le vittime di Tangentopoli. Gabriele Cagliari, quando è morto, la moglie è andata in Svizzera, ha preso 12 miliardi da un conto personale, li ha portati in Italia e li ha consegnati alla procura di Milano. Gabriele Cagliari era un ladro ai massimi livelli. A Bettino Craxi hanno trovato 50 miliardi su tre conti in Svizzera. Voi direte: i conti del Partito Socialista? No, c'erano anche i conti del Partito Socialista, ma erano altri, nel senso che per vincere gli appalti a Milano non bastava pagare tutti i partiti, quando si era esaurito anche la quota del Partito Socialista restava ancora la quota Craxi, che era aggiuntiva, era una cresta che faceva lui sulle mazzette del suo partito, e i conti erano proprio suoi, tant'è che li aveva intestati a un suo compagno di scuola che non c'entrava niente col Partito Socialista e che si chiamava Giorgio Tradati, che per anni ha custodito questo segreto fino a quando nel 92 è esplosa Tangentopoli. Allora a quel punto, per paura di essere arrestato, Tradati rimette il mandato e Craxi affida i conti alla contessa Vacca Augusta e al fidanzato di lei, Maurizio Raggio, che faceva il barista, non c'entrava niente col laburismo, col socialismo, proprio era un barista di Portofino, fidanzato della contessa. Vengono incaricati di prelevare i 50 miliardi e di scappare, perché la procura di Milano li sta per sequestrare. Vanno in Messico con il malloppo, si fumano 15 dei 50 miliardi che hanno avuto in custodia. Ancora devo capire come ha fatto Maurizio Raggi in un anno a fumarsi 15 miliardi di lire, perché uno, cioè, per quanto uno si metta a spendere in Messico 15 miliardi, e ricordo quando fece la lista della spesa, risultava che per una ragazza aveva speso 215 milioni, quindi doveva essere veramente una strafiga, ma proprio, perché immaginate una ragazza da 215 milioni, no? Una roba. Poi macchine, cose eccetera, alla fine restituisce il rimanente, cioè i 35 miliardi rimasti, a Craxi in botte CCT, e Craxi investe tutto questo in appartamenti, alberghi, fa un prestito di 1 miliardo a suo fratello che stava in India perché è un seguace del guru Sai Baba e quindi aveva sempre bisogno di soldi. Poi c'era il figlio Bobo, l'attuale sottosegretario agli esteri, che si sentiva solo a Milano e quindi gli ha affittato una villetta a Saint-Tropez. Poi ha regalato una televisione alla sua fidanzata di Craxi, che è l'amante praticamente di Craxi, che
era Nia Pieroni, non un televisore, proprio una televisione, una stazione televisiva, e anche un albergo, l'Hotel Tonic di Roma, e altre amenità di questo genere. Quindi erano soldi assolutamente suoi. Stiamo parlando di ladri, perché la parola ladro va rivalutata, secondo me, nel senso che chi prende soldi altrui è un ladro. Non solo se li prende sfilando il portafoglio sull'autobus, ma anche se sfila denaro alla collettività, è sempre ladro, in grande stile, ma ladro. Invece da noi più uno ruba meno è ladro, questo è come, un po' come i debiti, no? Se uno ne fa pochi fallisce, se uno ne fa tanti diventa presidente del consiglio, sono cose diverse, no? Però sempre debiti sono, no? Oppure diventa presidente di Telecom va in barca. E quindi il segreto è rubare molto, perché se uno ruba molto non è più ladro. Come diceva Trilussa, la serva è ladra e la padrona è cleptomane, no? Ecco, e vi dicevo che è molto interessante vedere come via via si sono difesi questi ladri, perché con la loro autodifesa hanno modificato la percezione della questione morale in politica. All'inizio, quando Craxi vede arrestare il suo uomo al Pio Albergo Trivulzio, che era un ospizio per anziani, dove appunto il fedelissimo di Craxi, Mario Chiesa, derubava i vecchietti, insomma, e pigliava il pizzo su ogni appalto, anche su quello delle lenzuola di ricambio, anche su quello della macchinetta per le merendine, per i caffè, sempre c'era una quota Mario Chiesa, che poi la girava al figlio di Craxi, al sindaco Pillitteri e al sindaco Tognoli, e parte se la teneva. Bene, quando viene preso Mario Chiesa, che è il primo arresto dell'operazione Mani Pulite, 17 febbraio del 1992, Craxi dice è un mariuolo, cioè dice è una mela marcia, purtroppo il nostro è un grande partito, volete che non ce ne sia uno che ruba, purtroppo anche noi siamo stati traditi da questo mariuolo, e quindi bene fa la magistratura a colpire. Poi ne prendono altri, cioè la mela marcia, poi prendono anche il resto del cestino praticamente. Allora quando cominciano a prenderne tre o quattro, Craxi comincia a dire abbiamo rubato tutti. Cioè dal mariuolo si passa all'abbiamo rubato tutti, che è proprio il contrario del mariuolo. Va in Parlamento e dice qui abbiamo rubato tutti, chi non ha rubato si alzi in piedi. Naturalmente non si è alzato in piedi nessuno, ma non perché avessero rubato tutti, ma perché anche quelli che non avevano rubato non erano proprio pronti a giurare sulla illibatezza del loro vicino di banco, e quindi per timore di fare gaffe stettero tutti seduti. Oggi quel discorso viene presentato come un discorso coraggioso di Craxi, e in realtà quello è il punto più basso della storia della Repubblica Italiana, non sembra, nemmeno il caso Moro ha fatto danni paragonabili a quelli che ha fatto Craxi con quel discorso, perché lì è veramente è iniziato il qualunquismo, ed era un qualunquismo motivato, nel senso che se il Presidente del Consiglio per quattro anni mi dice che hanno rubato tutti, io che cosa ne devo dedurre? Che hanno rubato tutti, che sono tutti ladri e che sono tutti uguali. Quindi non è un discorso coraggioso, è un discorso ricattatorio. Se fosse stato un discorso coraggioso si sarebbe concluso con Craxi che chiamava i commessi e diceva adesso portatemi in caserma che mi vado a consegnare, no? Perché tanto può darsi che abbiamo rubato tutti, ma intanto io vi ho detto che ho rubato io, no? E quindi io mi vado a consegnare alla giustizia. Invece no, il abbiamo rubato tutti, oltre ad essere falso, era anche un modo per dire quindi adesso ci mettiamo d'accordo per salvarci tutti, per procurarci un salvacondotto. Questo era il significato del discorso di Craxi, no? Che qualche idiota considera un discorso coraggioso. È un discorso vigliacco, vilissimo. Abbiamo rubato tutti, se uno ci pensa bene, è uno strano modo di difendersi, nel senso che, io non so voi, ma se a me mi dicessero tu sei un ladro, io non è che risponderei sì, ma abbiamo rubato tutti, cioè io direi non è vero, no? Potendolo uno dice non è vero, naturalmente
dipende dalla persona, se uno ruba è un altro conto, ma non è che sia un bel modo di difendersi quello di dire sì, ma anche gli altri rubano, no? Perché, ma intanto abbiamo preso te. Immaginate se uno che ha fatto una rapina in banca viene processato e cerca di difendersi davanti al giudice dicendo: vostro onore, guardi, non vedo perché dobbiate processare proprio me con tutta la gente che rapina le banche. Uno dice: vabbè, ma intanto abbiamo preso lei, se poi ci dice anche chi sono gli altri, andiamo a pigliare gli altri. Cioè non è che è un attenuante, no? Un furto è un furto, ma 100 furti sono una razzia, quindi sono peggio, non sono meglio. E invece hanno pensato di difendersi così. Poi ci sono altri modi di difendersi. Per esempio, a un certo punto hanno cominciato a dire: i giudici sono comunisti, no? Che può anche darsi, voglio dire, su 9.000 giudici ce ne saranno sicuramente di comunisti, ma cioè, che c'entra, come diceva Di Pietro, che ci azzecca se sono comunisti? Tu hai rubato o non hai rubato? Cioè, perché può anche essere che il giudice sia comunista, ma tu hai rubato lo stesso, per dire. Non è che se il giudice è comunista allora tu non hai rubato, no? Può essere che tu hai rubato e hai incontrato anche un giudice comunista, e voglio dire, mica ti può sempre andare bene che trovi un giudice come Squillante che rubava pure lui, no? Cioè, voglio dire, a volte te ne capita anche uno che non ruba e che quindi non ti guarda con quella comprensione che tu ti aspetteresti, ma cosa c'entra? Altri invece venivano presi con le mani nel sacco e dicevano e invocavano in segreto istruttorio. Questa è una moda che c'è ancora adesso, no? Per cui dice: lei ha preso tangenti, e quello risponde: c'è il segreto istruttorio. Oppure uno scrive: quello è accusato di avere preso tangenti, e la risposta è una grave violazione del segreto istruttorio. Ma vi verrebbe mai in mente, se vi accusassero di rubare, di dire: è un segreto? Ma scusa, come puoi difenderti dicendo è un segreto? Dimmi se è vero o non è vero, non che è un segreto, tanto prima o poi si viene a sapere che ti stanno indagando per quello. Dimmi se è vero o non è vero, non è un segreto. Che difesa è un segreto? Sarà un segreto se sei un privato cittadino, ma se sei un politico non è un segreto, non hai nessun diritto a nessun segreto, devi dirmi subito se fai o non fai le cose che sei accusato di fare. Ecco, questo usare argomenti sempre più dozzinali e sempre più offensivi, diciamo, per l'intelligenza comune, ha creato un senso di rilassamento totale nei confronti di queste questioni, per cui uno dice: ma sì, ha rubato, ma sì, ma in fondo un po', sai, bisogna, insomma, se no uno non fa politica, bisogna essere un po' così borderline quando si fa politica, che è un'offesa sanguinosa a tutti quelli che fanno politica onestamente, ed è un pessimo messaggio che si manda a chi magari vuole cominciare a fare politica. E capisco che ci sia chi vuole cominciare a fare politica perché guadagna troppo poco col suo stipendio, quindi dice: ho saputo che lì si arrotonda bene, e allora capisco che ci possa essere anche chi si affaccia alla politica per guadagnare, ma ci sono anche persone che si affacciano alla politica semplicemente per fare qualcosa di utile per il prossimo, e devo dire che quando sentono discorsi come quelli gli passa la voglia, ecco, gli passa la voglia. Quindi l'etica e la politica sono stati molto allontanate fra di loro dalle conseguenze delle indagini su Tangentopoli e dalla battaglia culturale che i ladri hanno ingaggiato in questi anni, disponendo poi di mezzi di comunicazione strepitosi, perché insomma, pensate al volume di fuoco che ha dispiegato uno come Berlusconi con giornali, televisioni. Se pensate addirittura a come sono cambiate le parole per descrivere le cose, perché sono importanti anche quelle, l'informazione è stata completamente ribaltata, per cui i fatti sono scomparsi dalla visuale pubblica e sono stati sostituiti con cose mai avvenute, il complotto delle toghe rosse, stupidaggini di questo genere, per non dover parlare delle tangenti, che insomma, viste le quali si capiva tutto, ma allo stesso tempo si è usato un linguaggio nuovo, direi proprio si è inaugurato un nuovo vocabolario per chiamare le cose in maniera diversa e aiutare questa battaglia culturale dei ladri, che tendeva appunto alla nobilitazione dei ladri e allo sputtanamento degli onesti. Prendete Craxi, vi ho detto, Craxi aveva 50 miliardi in Svizzera, non erano roba sua, erano roba nostra.
adesso ha entrambi i figli in Parlamento, uno a destra e uno a sinistra, perché non sia mai che insomma la famiglia Craxi manchi dal Parlamento anche per una sola legislatura, che gli elettori proprio non se ne darebbero pace, dice non abbiamo nessun Craxi stavolta, guarda un po' alle volte. Quando non c'è un'altra ragione per cui i due figli di Craxi stanno in Parlamento se non per il fatto che il padre rubava, cioè non hanno delle particolari doti politiche, sono lì per i meriti penali del padre, esattamente come la figlia di Moroni sta in Parlamento per i meriti penali del padre. Se il padre non prendeva le tangenti, non riceveva l'avviso di garanzia e non si sparava per la vergogna, la figlia non sarebbe lì. È triste dire queste cose, perché stiamo parlando di morti, ma quando i morti vengono usati per innescare un revisionismo come quello che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo, bisognerà che qualcuno prenda il coraggio di spiegare a queste due ragazze di chi sono figlie, perché bisogna dirglielo che i loro padri rubavano. Moroni viene dipinto come un uomo prostrato da una lunga detenzione, al punto che poi i magistrati li tenevano in queste celle buie e in ospitali, gettavano via la chiave, ogni tanto andavano a torturarli un po' col tintinnio delle manette, e questi alla fine non ne potevano più e si toglievano la vita. Moroni non è mai entrato in carcere in vita sua. Moroni si è suicidato a casa sua, era un parlamentare, anche volendo non lo potevano arrestare, aveva ricevuto un avviso di garanzia. E naturalmente tutti dicono sì, ma quello è un periodo in cui ogni avviso di garanzia veniva scambiato dall'opinione pubblica come una sentenza di condanna definitiva, mentre era solo un avviso di garanzia. È vero che ogni volta che c'era un avviso di garanzia la gente si faceva l'idea che il destinatario fosse colpevole, ma questo per una ragione molto semplice, perché tutti quelli che ricevevano l'avviso di garanzia di solito confessavano. E quindi uno vedeva avviso di garanzia, confessione. Quei pochi che non confessavano gli trovavano 3-4 conti in Svizzera pieni, quando non gli trovavano i conti in Svizzera gli trovavano della roba in casa, decisamente sproporzionata rispetto al loro stipendio e al loro tenore di vita medio. Non so se qualcuno in sala ha una copia del libro La scomparsa dei fatti, se per caso qualcuno ce l'ha eccola qua, se me lo presti un attimo devo leggervi l'inventario di casa Poggiolini, che è sempre un bel leggere. Poggiolini era il direttore generale del Ministero della Sanità, guadagnava 5 milioni di lire al mese, era stato iscritto alla P2. Quando lo indagano naturalmente fa il diavolo a quattro, la moglie da via di matto. C'aveva una moglie che era veramente degna di lui e insomma gridano al complotto, tanto per cambiare, proprio una roba vergognosa. Prima mi hanno perseguitato per la P2, adesso di nuovo dicono che io rubo, ma figuriamoci, io sono un onesto lavoratore, vivo di poco, mi accontento di poco, sono un monaco. Poi gli trovano 18 conti in Svizzera con 100 miliardi di lire dentro. Poi trovano un cavò tutto suo di una banca napoletana, lui aveva un cavò suo in una banca di Napoli, e dentro c'erano 4 casse di monete d'oro, cioè una di monete d'oro, una di sterline, una di Krugerrand sudafricani, una di eco e monete antiche. Quindi faceva la raccolta differenziata praticamente, non si dica che a Napoli non fanno la raccolta, questo differenziavano, ecco. E una di monete antiche provenienti dagli scavi di Ercolano e dal medagliere del Museo Archeologico di Napoli. Quindi già o aveva già degli antenati ladri oppure aveva rubato tutto lui nei musei. La Guardia di Finanza va a casa sua, a botta sicura, con 2 tir, sapendo che c'è parecchia roba da portare via. Io mi ricordo, sono cose che andavano al TG1, chi ha la mia età o di più se le ricorda. Vespa dirigeva il TG1, non Che Guevara, Bruno Vespa, però all'epoca sembrava che i giudici andassero per la maggiore e Vespa stava coi giudici, sembra incredibile oggi, no? E poi ha capito che in realtà vincevano i ladri, allora si è di nuovo buttato dalla parte giusta, per un certo periodo però, e quindi il TG1 faceva vedere questi finanzieri che entravano e uscivano da casa Poggiolini proprio come un formicaio, portavano via tutto, no? Una roba micidiale, dei cassoni, dei sacchi. A casa gli trovano
60 tele di valore, alcune del 600, poi ci sono alcuni Picasso, Modigliani, Guttuso, Morandi, De Chirico e Dalì. Sono 5 miliardi a botta, no? Proprio in media. Poi trovano sempre in casa un centinaio di lingotti d'oro. Voi dovete immaginare 100 lingotti d'oro in una casa normale, in un appartamento. Uno c'ha una catasta vicino al caminetto, no? Invece della legna c'è questo che è il reparto lingotti, no? Una cosa anche di modernariato, no? 100 lingotti d'oro e poi di nuovo le casse. Una cassa di pietre preziose, una di zaffiri, una di rubini, una di brillanti, una collezione di oggetti d'oro e una serie di rubli d'oro dello zar Nicola II di Russia. Quindi questo rubava anche su scala internazionale. Proverbiale diventa il puff del salotto di casa. Poi, mentre vanno via, i finanzieri urtano questo puff e scoperchiano il cuscino, no? E sotto salta fuori che cosa? 11 miliardi e 200 milioni di bot e CCT e alcuni lingotti, quindi immaginate anche a sedersi, no? Era un po' scomodo. Lì la signora Poggiolini deve aver detto: ecco dove li avevo messi, guarda alle volte dove si va a infrattare la roba, no? Che uno... il disordine, no? Li cercavo, no? Dove li ho messi, dove li ho messi? E mentre la Guardia di Finanza chiude il secondo e ultimo tir e parte, i giornalisti chiedono, come di solito facciamo noi, un commento a caldo, dottor Poggiolini, e Poggiolini risponde: non immaginavo di essere così ricco. E questo vi spiega per quale motivo nel 92-93 agli italiani giravano vorticosamente i coglioni, e quando vedevano Poggiolini e la sua deliziosa signora, come minimo gli dicevano qualcosa e non erano cose carine. Io credo che sia un grande segno di civiltà che questa gente non sia stata linciata sulla pubblica piazza, perché in paesi un po' meno a modo questa è gente che viene presa e linciata. Questo anche perché all'epoca si dimettevano in tanti, ecco perché vi dicevo a ogni avviso di garanzia la gente si faceva l'idea che qualcosa ci fosse, perché o confessavano o gli trovavano la roba, in Svizzera o in casa. Adesso dicono confessavano anche cose che non avevano fatto perché venivano torturati. Davigo, che c'era perché era uno dei PM di Mani Pulite, dice: ma quale tortura, quelli confessavano addirittura al citofono quando li andavamo a prendere, cioè... già ne raccontavano un pezzo al citofono, il resto in macchina mentre li portavamo a San Vittore, quando arrivavano avevano già detto tutto e li mandavano via. Se ci fu un eccesso di in Mani Pulite non fu di carcerazioni ma fu di scarcerazioni, li mettevano fuori troppo presto per paura di conseguenze gravi, li mettevano fuori appena cantavano, solo che quelli cantavano lo stretto indispensabile e tacevano tutto il resto per tenersi armi di ricatto, quindi molto spesso venivano arrestati e riarrestati più volte perché ogni volta se ne scopriva una nuova e quindi li andavano a riprendere. Se li tenevano dentro un po' di più evitavano questo andirivieni, ma ogni volta confessavano. Questa è la ragione. Quando uno vede il Presidente del Consiglio che va in Parlamento e dice: qui rubiamo tutti, è ovvio che poi la gente scambia l'invito a comparire o l'avviso di garanzia per una sentenza di condanna. Te l'ha detto una fonte autorevole che rubano tutti. Enrico Cuccia, che era il presidente di Mediobanca ed era il custode della finanza italiana, interrogato sui bilanci falsi della Montedison, disse al giudice: beh, falsi, io non ho mai visto uno vero in 50 anni di bilancio, e lo diceva il più importante intenditore e protagonista della finanza italiana. Voi mettete insieme il verbale di Cuccia e la dichiarazione di Craxi e avete perfettamente la ragione per cui ci si faceva l'idea che l'indagine non fosse basata sul nulla. Certo è che se avessero arrestato 800 persone e tutti avessero detto non c'entro niente niente e non avessero trovato niente, allora uno dice: vabbè, ma questi acchiappano farfalle. Ma il fatto che trovassero sempre i soldi e che se non trovavano i soldi trovavano le confessioni, la gente faceva 2 più 2. Avevamo anche un debito pubblico spaventoso, avevamo delle leggi finanziarie micidiali, si calcolava che la corruzione portasse via 15.000 miliardi di lire all'anno, tanto quanto si pagava nelle leggi finanziarie normali. Quell'anno lì ne abbiamo pagati
2.000 di miliardi di tasse nella legge finanziaria di Giuliano Amato, che aveva collaborato con Craxi e gli altri a scavare il buco del debito pubblico, e poi è diventato famoso perché ha risanato il debito pubblico, cioè ha scavato il buco, poi l'ha riempito con i soldi nostri, no? E quindi è diventato un risanatore, però era lo scavatore prima, no? E questa la parte dello scavatore ce l'ha fatta dimenticare. È lo stesso Amato che è ministro dell'interno adesso, non è un altro, è proprio lui sempre uguale. Ecco, questa roba qua, se uno la fa sparire come avviene oggi, guardate i dibattiti su Tangentopoli, si parla di Tangentopoli e non si parla di tangenti, com'è possibile? Se si chiama Tangentopoli c'erano le tangenti, no? Se no si chiamerebbe in un altro modo. Ecco, il segreto è proprio questo, far sparire le tangenti, perché così si parla d'altro. Se non si parla delle tangenti, basterebbe far vedere la lista della spesa di Craxi, la lista della spesa di Poggiolini, no? E allora uno comincia a entrare nel clima e dice: ah, ecco perché c'erano tanti arresti, ecco perché c'erano tanti avvisi di garanzia, ecco perché la gente era incazzata, ecco perché alle elezioni poi non li votava più e si era creato un vuoto. Non sono i giudici che hanno abolito i partiti, sono gli elettori che non erano più disposti a votarli e che quindi in qualche modo hanno richiesto un rinnovamento, anche se poi è arrivato Berlusconi, ma in ogni caso era almeno uno che in Parlamento non c'era, aveva chi lavorava per lui. Quindi se invece non si fa vedere l'oggetto del contendere, cioè le tangenti, allora di che cosa si parla? Le toghe rosse, il complotto, oppure questa bellissima cosa, dice: ma non li hanno presi tutti, no? Come se uno ogni volta che deve processare un rapinatore dovesse processare anche tutti gli altri rapinatori che esistono su piazza, perché altrimenti quello non lo può processare, no? Non li hanno presi tutti, e intanto processiamo quelli che abbiamo preso. È chiaro che c'è sempre un tasso di persone che sfuggono alla giustizia, ma si è parlato d'altro per anni, proprio perché bisognava da un lato riabilitare i ladri e dall'altro lato bisognava assolutamente impedire che la gente si ricordasse quanto male avevano fatto a noi e quanto poco conveniente, oltre che immorale, fosse quel sistema. Quindi noi oggi ci ritroviamo da un lato a dire: non c'è nulla di rilevante penalmente, e questo sana tutti i comportamenti immorali, antiprofessionali, scorretti, irregolari, che non costituiscono reato e che quindi di per se stesso, se non sono reato, vanno bene. Dall'altro lato si dice: vediamo, lasciamo lavorare la magistratura, per cui chi si azzarda a dire: beh, ma insomma possiamo anche valutare i fatti prima dei 15 anni che ci vogliono per finire un processo, se un fatto è documentato ne parliamo subito. Poggiolini, gli hanno trovato quel po' di roba in casa, poi la magistratura farà il suo corso, ma intanto vogliamo toglierlo dal Ministero della Sanità, uno che c'ha in casa la grotta di Alibaba intera? Cioè, o mi giustifica dove ha preso questi soldi, o se no sono un pelino incompatibili col suo stipendio di 5 milioni di lire al mese, o no? O i pubblici ufficiali non devono giustificare i loro beni? Chi tocca i soldi pubblici deve avere un tenore di vita di un certo tipo, se lo eccede è evidente che deve spiegarlo lui, l'onere della prova è ribaltato, sei tu che devi spiegarmi dove l'hai presi, non io che devo dimostrare che li hai rubati. Invece si è stabilito, dice: aspettiamo i processi, no? L'avviso di garanzia ma è solo un avviso di garanzia, e poi la richiesta di rinvio a giudizio è solo una richiesta di rinvio a giudizio, e poi la sentenza, il rinvio a giudizio è solo un rinvio a giudizio, aspettiamo il processo, e poi arriva la condanna di primo grado, e beh, c'è anche l'appello, e poi arriva l'appello, e vabbè, ma c'è anche la Cassazione. Arriva la Cassazione, a quel punto uno dice: chi se ne frega, è stato condannato in Cassazione, dice: vorrei mica ammazzarlo, ha già pagato così tanto, no? Che non puoi mica mandarlo via, per cui abbiamo il Parlamento pieno di pregiudicati che ripetono che cosa gli vuoi fare? Hanno già espiato con tutti i gradi di giudizio che hanno avuto, quindi arrivati alla fine, quando raramente si riesce ad arrivare a una condanna prima della prescrizione, ti rispondono: e che gli devi fare a questo qua, poveretto, già ha sofferto così tanto, non è il caso di infliggergli sofferenze, anzi merita un premio, abbiamo mandato in commissione antimafia Pomicino e Vito con una condanna a testa per corruzione. E non è che ce li ha mandati Berlusconi, cioè
appartengono al suo schieramento, ma i responsabili della formazione tipo della Commissione parlamentare antimafia sono i presidenti delle Camere, quindi è stato l'onorevole Bertinotti a nominare due pregiudicati indicati da Forza Italia e dalla Nuova DC alla Commissione parlamentare antimafia. L'ottimo Bertinotti, la famosa sinistra radicale, no? Pensate se non era radicale chi mandava lì dentro, no? Perché forse avremmo anche Totò Riina, che almeno di mafia se ne intende, forse riuscirebbe a trovare anche qualche soluzione, perché questa idea di usare i corrotti contro i mafiosi è interessante, ovviamente, no? E si innesca una guerra per bande, no? Dato che non ci siamo riusciti con gli incensurati, con i carabinieri, ma proviamo a vedere, gli scagliamo contro i corrotti alla mafia, no? Poi uno prende i pedofili per combattere le rapine in banca, per esempio, oppure non lo so, i ladri di bestiame per combattere l'evasione fiscale. Si prendono categorie criminali e le si mette una contro l'altra. Potrebbe anche funzionare. Ecco, questa, se invece il processo è andato in prescrizione, allora si dice assolto, ma solo fino a un certo reddito e a un certo ceto sociale. Nel senso che la prescrizione non è uguale per tutti. Se un poveraccio viene prescritto, allora si dice la verità, cioè era colpevole e l'ha fatta franca. Se invece un signore viene prescritto, allora è innocente. Lo dico perché recentemente, dato che hanno fatto una legge per propiziare le prescrizioni, si chiama Cirielli, sta andando in prescrizione quasi tutto, chiunque abbia un avvocato un po' così che riesce a tirare un po' in lungo è a posto. Va in prescrizione un sacco di roba, è andato in prescrizione Andreotti per mafia, cioè hanno stabilito che era colpevole di mafia fino all'80, ma il reato era prescritto, hanno detto assolto. Hanno fatto anche delle novene, proprio dei tridui di festeggiamenti a porta, gabellando una sentenza di colpevolezza per una sentenza di innocenza. Cioè, viva, esce a testa alta. Ricordo i commenti di gente come la Finocchiaro, no? Cioè, il paese ha tutto da guadagnare dal fatto di sapere che non è stata governata da un mafioso, però nella sentenza c'è scritto che è stata governata da un mafioso fino al 1980 e tu facevi anche il magistrato, quindi lo sai, non sei in buona fede. L'avvenente Finocchiaro, no? Le nuove promesse della politica. Ecco, queste panzane riguardano Berlusconi, naturalmente Berlusconi è un pluriprescritto, ha 7 prescrizioni del reato e tutte le volte dicono assolto, innocente. Ecco, è la prova che c'era un teorema, no? Crolla un altro teorema e tutte le volte, poi c'è scritto che il reato l'ha commesso ma si è prescritto. La Juventus per doping l'altro giorno erano riusciti a farsi assolvere con una sentenza demenziale della Corte d'Appello di Torino, la Cassazione l'ha annullata e ha detto peccato che è prescritto perché erano colpevoli e quindi hanno dopato la squadra per 4 anni, quindi se ci fosse una giustizia sportiva degna di questo nome prende le 4 stagioni dal 94 al 98 e cancella tutti i trofei, lo dico da juventino ma è quello che c'è scritto, non c'è niente da fare, assolta la Juventus, no? Assolta anche in Cassazione.